Siamo giunti alla quarta corsa dall'Arcoveggio e confronto il primo dei due riservati alle Amazzoni. Birko Alter, Beren, Bahia dei Greppi, Bollicina del Sile, Big Ben dei Greppi, BFC Francis in prima fila, British Matley, Belle Bru, Briscola Matley in seconda. I favori in chiusura per Beren numero 2, Giulia Deschi, macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale di Bollicina del Sile e Big Ben numero dei Greppi. 8, Belle Bru, squalificato. È rimasto invece, ha sbagliato Bahia numero dei Greppi. Numero 3, Bahia dei Greppi, squalificato. E sulla piegata numero 7 British Matley squalificato. British Matley squalificato sulla retta delle scuderie. Intanto numero 9 Briscola Matley squalificato. Al suo attacco si porta Beren, che però riceve non riceve strada dall'avversario e quindi deve adeguarsi all'esterno, mentre Bollicina del Sile in seconda posizione. C'è anche Birko Alter che ha preso ora la scia di Beren. Sono rimasti in 5 in gara e in quinta posizione c'è il numero 6 BFC Francis che si avventura in terza ruota dopo un giro. Intanto davanti 1-4-9, un primo giro tranquillo per Big Ben dei Greppi. Beren comunque rimane lì al suo esterno, insiste in terza ruota. Intanto BFC Francis, il chilometro se ne va nell'ordine dell'1:19:08, 14:09 il parziale. Beren sottopone a duro attacco ora Big Ben dei Greppi e sembra in grado di liberarsene a 400 dalla conclusione. Deve ancora scendere alla corda. Più indietro c'è BFC Francis in terza posizione, poi Birko Alter, è passato intanto Beren di forza su Big Ben dei Greppi, cerca di sprintare nuovamente BFC Francis, prende il largo intanto Beren e in arrivo si presenta con due lunghezze abbondanti di margine su Big Ben dei Greppi, poi BFC Francis che sprinta a centropista, finale con Beren e Giulia Deschi che vengono a vincere questa prima prova riservata alle Amazzoni. Il secondo posto rimane probabilmente a Big Ben dei Greppi su BFC Francis, 1:15:05 il ragguaglio conclusivo e prova di forza di Beren che ripete praticamente in schema diverso l'ultima prestazione sulla pista dell'Arcoveggio, questa volta coronata da successo. Giulia Deschi dunque vince questa prima delle due prove Amazzoni for Life, corsa senza frusta ricordiamo. E secondo posto per Big Ben dei Greppi che lascia più indietro al terzo BFC Francis.